Oggi prepariamo una nuova ricetta, sempre con il pescato dell'organizzazione dei produttori di Trapani e delle isole Egadi. E mi piace ricordare che i loro sistemi di pesca sono rispettosi dell'ambiente. Questa è una cosa molto importante, anche perché molti di loro pescano nelle riserva, nelle aree di riserva dove è consentita. In questo momento stiamo preparando che cosa, Nino? Allora, stiamo preparando un agrodolce che andiamo a fare con dei pesci del pescato che abbiamo avuto oggi, e abbiamo delle boghe, delle aguglie e dei saugelli. E solitamente la ricetta viene fatta con i saugelli, però oggi vogliamo fare un misto. Iniziamo con la cipollata, con l'agrodolce, diciamo così, perciò basta affettare della cipolla rossa, metterla a cuocere a fuoco lento con dell'olio extravergine d'oliva, farla appassire praticamente. Aggiungiamo un po' di sale e un po' di pepe. Appena la cipolla è un po' appassita, aggiungiamo una spruzzata di aceto e due cucchiai di zucchero. Lasciamo evaporare l'aceto. Ed ecco pronta la nostra cipollata. Va bene, possiamo spegnere, la lasciamo riposare. Questo è uno dei periodi più belli per mangiare il pesce azzurro, perché il pesce è più grasso, pieno di uova. Passiamo alla parte principale del piatto, che è quello del pesce, perciò pesce freschissimo, lo saliamo. Aspettiamo che si riscalda un attimo l'olio. Prendiamo un misto di pesce. L'aguglia giustamente la tagliamo magari in due, anche in tre. E allora, facciamo una bella infarinatura del pesce, una farina di grano duro, un rimacinato biologico, e passiamo a friggere. E tira attorno. Facciamo dorare da tutti e due i lati. Ok, abbiamo già la doratura perfetta. E ora passiamo all'impiattatura del pesce. Mettiamo saugelli, sugarello, boga e la nostra aguglia. Serviamo con un po' di agrodolce sopra. Ne mettiamo un po' per i più golosi, un po' di più. Un filo d'olio d'oliva sopra. Un po' di pepe nero. Questo è un piatto, il piatto in tutto è pronto. Questo è un piatto che va servito a temperatura ambiente o freddo, perché proprio per insaporire l'agrodolce della cipolla che si trasferisce nel pesce.
perciò avremo un pesce molto più saporito e più gustoso sicuramente. Buon appetito!